Con 2001 disse nello spazio, Barry Lyndon è sicuramente il film più famoso di Kubrick, quello visivamente più affascinante. Eppure la sua uscita fu un vero flop, che rischiò di mettere in crisi i rapporti tra il regista e la Warner, che aveva deciso di produrli Barry Lyndon per evitare qualcosa che aveva paura fosse ancora più pericoloso e dispendioso, cioè il film su Napoleone che Kubrick non riuscì mai a fare. Sono gli scherzi degli esperti degli incassi che spesso si dimostrano sbagliati e inattendibili. Per fortuna non sbagliare fu proprio Kubrick, che con Barry Lyndon ci lascia uno dei suoi film più belli e più densi. Here is my toast, dear Captain John Quinn. All'origine c'è il romanzo di William Thackeray che racconta la storia di un avventuriero irlandese, Raymond Barry, che fa di tutto per scalare i gradini della società. Ma l'apporto più grande e geniale di Kubrick fu dal punto di vista visivo. Da una parte perché si ispirò alla grande tradizione della pittura inglese, Watteau, Hogarth, Gainsborough, e dall'altra perché decise di girare tutto con una luce assolutamente naturale, anche le celeberrime scene illuminate soltanto dalle candele, per i quali utilizzò per la prima volta al cinema un obiettivo Zeiss che era stato fatto per la NASA e che doveva servire per le riprese dallo spazio. E poi scegliendo spesso di utilizzare dei lentissimi zoom all'indietro, in modo che un piccolo particolare inquadrato nella prima immagine pian piano mostrasse in che contesto, in che situazione era ambientato. Questo lentissimo carrello all'indietro permetteva a Kubrick di collegare l'individuo e il mondo e la realtà in cui si muoveva, e così riuscendo a restituire quella specie di soffusa malinconia, quella situazione un po' sospesa che è la chiave più vera e più interessante per capire la genialità di questo film. Barry Lyndon vinse 4 statuette, miglior adattamento musicale, la miglior fotografia, la miglior scenografia e i migliori costumi, ma non quella per il migliore film e per la miglior regia. Kubrick non ha mai vinto l'Oscar per il miglior regista, anche se probabilmente se lo meritava. Ma questa è una storia lunga che ci porterebbe da un'altra parte.